Continua il tour delle frecce tricolori nei cieli del Nord America. La pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare italiana, sbarcata il 22 giugno scorso a Bagotville, in Quebec, prosegue la sua tournée che la vedrà volare tra Canada e Stati Uniti fino alla fine di agosto, a oltre 30 anni di distanza dall'ultima missione oltreoceano, quella del Columbus Day 1992, per i 500 anni della scoperta dell'America, un evento che il colonnello Stefano Pietro Paoli definisce emozionante, al pari di questo ritorno. Ma è altrettanto emozionante quello che stiamo facendo noi adesso, il fatto che noi stiamo venendo qui con il personale a supporto e stiamo venendo per salutare tutti gli italo-canadesi e gli italo-americani nel mondo, iniziando proprio dal Canada, e già dalle prime eventi e manifestazioni aeree abbiamo visto un grosso calore da parte degli italiani in Canada, ma anche tutti i canadesi, quindi è un momento di amicizia, ma molto di un alto profilo emozionale. Ciao ragazzi, stiamo partendo. Sono circa 100 le persone al seguito, fra piloti, ufficiali, meccanici e addetti vari, che fanno sì che tutto attorno a questa missione funzioni come un corpo autonomo e indipendente. Il nostro grosso obiettivo è quello di partire dal primo giorno fino all'ultimo ed essere uno stormo che si muove con due aeroplani di trasporto, con la pattuglia acrobatica e 100 persone, totalmente autonomi e indipendenti, proprio per verificare le nostre capacità di proiezione della forza armata. Il tour nordamericano è stato organizzato anche su invito della Royal Canadian Air Force per celebrare insieme il loro centenario, un traguardo che l'Arma Azzurra ha tagliato lo scorso anno. Abbiamo avuto il piacere e l'onore noi di festeggiarlo lo scorso anno, nel 2023, e quindi ci rende orgogliosi, ci rende anche legati da profonda stima, profondo rispetto professionale, ma soprattutto da una profonda amicizia che lega la Royal Canadian Air Force all'aeronautica militare. E quindi con molto piacere ed orgoglio abbiamo accettato l'invito a partecipare qui in Canada. Un abbraccio, quello delle frecce tricolori, che dovunque vada scalda i cuori degli italiani all'estero. Abbiamo avuto fin dal primo momento in cui siamo atterrati nella prima manifestazione aerea nel Quebec a Bagotville, abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, abbiamo avuto testimonianze di italo-canadesi che ci hanno non solo accolto, ma si sono emozionati a vedere personale dell'aeronautica militare, personale che veste e indossa il tricolore e che serve la nazione da anni, e quindi l'incontro con loro è stato veramente emozionante.